questo è un modello che si sta costruendo adesso, due metri in partiene, che però il settore avete lavorato da tanti anni. Sì, abbiamo, noi nel quartiere siamo presenti da moltissimi anni. Quello che ci siamo resi conto, soprattutto, dei problemi periferici, quindi dei quartieri periferici più all'estremità di Milano, sono fondamentalmente sociali. Quindi la malattia fondamentale dei quartieri periferici è proprio quella sociale. E ci siamo sempre impegnati, abbiamo cercato sempre di andare a bussare alle istituzioni per far sì, per far presente questa problematica, ma non abbiamo avuto molte risposte, a volte siamo stati ignorati, a volte siamo stati anche derisi, rispetto più lontano, rispetto alle nostre questioni che si ponevano. Allora abbiamo cominciato a guardarci all'interno del territorio e con le associazioni che erano presenti, che operavano, abbiamo cominciato a pensare che forse l'unica via d'uscita era quella di mettersi insieme, quindi far abbattere quelli che sono gli steccati che ogni associazione poteva avere e quindi cominciare a pensare in modo comune. Con questo abbiamo cominciato ad avere rapporti con la parrocchia, con altre associazioni della zona, abbiamo allargato anche il territorio di intervento, abbiamo cominciato a pensare che anche il territorio vicino, quello della Nuova Bruzzano, poteva essere un elemento di arricchimento, quindi anche associazioni che operavano in quel quartiere come Fondazione Aquilone potevano operare anche su tutto il territorio. Abbiamo cominciato a pensare che anche un'altra risorsa vicina, quella dell'ex Paolo Pini, quindi un territorio estremamente grande, molto interessante, poteva servire per le attività sociali. E quindi non ci siamo fermati, abbiamo cominciato a parlare di cosa fare. E c'è stata l'occasione del bando che Fondazione Caripro ha fatto nel 2008, che era relativo alla coesione sociale. Ci siamo uniti, abbiamo partecipato, abbiamo passato il primo turno, abbiamo passato il secondo turno, abbiamo vinto questo bando sulla coesione sociale. Capofila è la provincia di Milano. È un progetto molto, molto grosso perché ha un valore di 1,5 milioni di euro con un finanziamento da parte di Fondazione Caripro di 920.000 euro in 3 anni, ovviamente. E quindi è una cosa molto grossa. Alla fine la nostra testardaggine ci ha dato ragione, siamo arrivati ad avere un risultato. Adesso questo progetto è momentaneamente fermo perché Provincia di Milano deve ancora mettere a punto alcune questioni perché ci sono stati dei cambiamenti, ma noi speriamo che presto si possa partire. È un progetto che non sto a descrivere perché credo così che il tempo non ci sia, ma fondamentalmente è relativo proprio alla coesione sociale, quindi che prende da parte da problemi che sono dei più piccoli, proprio dei bambini, che avranno anche uno spazio come tempo per le famiglie, e per arrivare agli anziani. Grazie.